Siamo appena arrivati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, ad Israele. I ragazzi sono appena usciti dall'aeroporto e stanno per montare in pullman direzione Nazareth. Martina, quali sono le emozioni di questo arrivo? Prima di tutto abbiamo già incontrato una cultura completamente diversa dalla nostra, i cartelli scritti comunque in una lingua a noi sconosciuta, l'inglese viene parlato un po' così e così da tutti e ci veniamo incontro un po' con quello che abbiamo, semplicemente con la voglia di stare insieme e di comunicare con chi è di questa terra. Con che spirito affronti questa avventura? Con tanta voglia di mettermi in gioco fino in fondo. Siamo lontani da casa veramente molto più rispetto alla GMG. Siamo tutti insieme e questa esperienza ha tutti i presupposti per essere un'esperienza di fede vissuta insieme con tanta gioia e tanta spiritualità. Per la maggior parte dei ragazzi è ovviamente la prima volta in Terra Santa. Per te qual è stato il motivo che ti ha spinto a venire qui? L'idea di venire nelle terre di Gesù in cui ha vissuto e vedere un po' qual era, cioè rivivere un po' quello che è stato magari anche per tanti pellegrini venire qua giù. Poi l'esperienza di convivenza appunto tra i musulmani, i cristiani, gli ebrei, tutte queste culture che magari a volte si scontrano un po', però alla fine qui riescono a vivere insieme. Domani sveglia presto per i 50 giovani pellegrini della diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro. La mattina alle 7:30 ci sarà la salita a piedi al Monte Tabor e poi la visita a Cana.